Chi fotografa vede il mondo attraverso il suo sguardo e lo racconta. La sua materia prima è il tempo. Sceglie anche cosa ritrarre, ma soprattutto sceglie quando. Cosa succede quando uno volta la macchina verso se stesso? Uno spettacolare testa coda. Il mondo interno passa attraverso l'obiettivo e torna indietro a cercarsi. Perché fotografiamo noi stessi? La risposta è la guarigione, una ferita, la cura, un bisogno, mai una vanità. Non esistono autoritratti inutili. Raccontano tutti una storia, ma non dicono cosa è successo, dicono perché. Nel contesto sociale, anche di fronte allo specchio, tutti noi tendiamo ad assumere un ruolo. Perché questo non dovrebbe avvenire in un autoritratto o in una fotografia che racconta noi stessi? Ecco dunque come nasce il desiderio di autorappresentarci, come fossimo attori di fronte alla cinepresa. L'autoritratto esalta il nostro ruolo di soggetto. Allargando l'orizzonte oltre la sfera individuale, c'è la sfera affettiva di coloro a cui tutti siamo legati per motivi sentimentali o familiari. Lo stesso vale per i luoghi che ci circondano. Cercando di rappresentare noi stessi, rappresentiamo anche le nostre relazioni. L'autoritratto è una forma di fotografia personale e personale è la fotografia intima. È stato molto spesso complesso realizzare questo progetto, ma volevamo gettare dei semi per alimentare la passione per la fotografia. Speriamo di esserci riusciti.